cazzo sta succedendo? Fatto giù dal letto, muoviti! Non si può sapere che cazzo c'è. Adesso non c'è tempo, vieni qui immediatamente. Non tu sei cuore. Si può sapere che cazzo c'è. Muoviti se vuoi che mi strappi. Siamo morti. E vieni col fuori strada, sbrigati. Vorrei continuare a fare. Maledizione, siamo veramente nei guai. Forza, muoviamoci! Ecco, intendevo questo. Vedi, non abbiamo più tempo. Allora è peggio di quello che pensavo. È inutile che ci affanniamo adesso, è troppo tardi, porca. Veniamo dopo, dai. Cazzo, è vero, ci dobbiamo procurare 2R70 però. E adesso dove vai? A quanto sembra c'è un tipo che sa già cosa fare. Credo che gli telefonerò. Buonasera, naturalmente lei si aspettava questa chiamata, no? Certo che me l'aspettavo. Per questo l'ho chiamata. Sì, ma so anche che con le vostre armi convenzionali non otterrete nulla. E sa anche che tutto ciò accade solo noi tre. Il pianeta Marte così vicino denota una cosa. Sì, ho visto. Ma cosa? Che Necroface è già qui e colpirà con tutta la sua potenza. Sì, ma perché noi? Perché probabilmente sa. Che cosa sa? Perché noi siamo gli unici in grado di contrastarlo. Io posseggo 2R70. Non basteranno, o meglio, non è sufficienza. Lei sembra avere la soluzione. Incontriamoci. Non abbiamo tempo. Venga alla chiesa di San Bartolomeo. Porterò ciò che vi serve.
ho la sensazione che qualcuno mi seguisse. Sei sicuro? Sì. E credo di sapere anche di chi si tratta. Possibile. Sì, sì, possibilissimo. Necroface. Sì, beh, almeno non fisicamente. Lei dice che potrebbe essere qui ora? Non potrebbe. È qui. Stia zitto e si allontani un po'. Ce l'abbiamo detto, lui è qui. Ma allora ce ne dobbiamo andare immediatamente. No, rimanga fermo, le ho detto. Tenebra. Senti. Ti sento. Tu sai che questa croce ti impedisce di mostrarti? Lo so, ma sarete miei comunque. Questo posto ti è proibito, vattene. Non vedo il vostro amico. Dov'è? Ho capito chi sei? Io non ti temo! Tu e i tuoi stupidi amici sarete miei prima dell'alba e perirete all'inferno. Stai zitto, presto giungerà anche Gianni. E tu sarai di nuovo polvere. Preparati, cane! Già, l'eroe. Quella croce. Vado a tenerla stretta, piccolo uomo. Potrebbe magari caderti e non essere più in grado di proteggerti. Ti ho già detto di andartene, essere schifoso! Ora se n'è andato. Ma voi dovete affrontarlo. Noi? Perché lei no? Io non posso, quella zona mi è proibita. Ci sono tante cose di lei che ancora non so e mi piacerebbe saperle. Non ora e non qui. Lei è così strano. Lei è troppo curioso. Tenga la croce e la nasconda. Ma... Niente domande. Vada a prendere Gianni e andate nella necropoli. Sì, certo, io... Non vi preoccupate, io vigilerò su di voi. Sì, corro. La notte è ancora lunga.
Eppure mi sembrava di aver sentito un rumore. Uso questa impressione qua. Cazzo stai facendo? Voglio piazzare una telecamera nella necropoli per seguire i movimenti di Necroface. Ci permetterà di tenerlo d'occhio via monitor. Voglio anche fargli pagare caro lo scherzo di stanotte, quel bastardo. Cerca di piazzarla in modo che sia il centro della necropoli. Faccio del mio meglio, naturalmente. Vieni. Ora via, presto! Gli R60 ormai sono carichi. Gli aggeggi non sono mai stati collaudati. Funzioneranno, tranquillo. Speriamo, ma quel tipo? Quel tipo, quello strano, non l'ho più sentito, ma ha detto che vigilerà. Da qui lo controlleremo con calma. Hai visto che non ha tardato a apparire? Arriva, arriva.
Abbiamo fatto secco. Non credo. Guarda, Necroface alla tua faccia. Già, sembra che possa assumere le sembianze di chiunque. Bastardo. Via presto! Gianni, portatemi sotto la luce. Intanto non hanno la presunzione che è una persona che conosco. Lo hai già fatto una volta, Sirie. E sai come andò a finire. Ma conosci la legge? La legge! Anch'io ho diritto di un piccolo regno, Kamae! Rispondimi! Hai vinto la partita, ma alla fine solo io salirò sul trono. Tenebra! Non credo di doverci delle spiegazioni. Chi sei realmente? Nessuna spiegazione vi è dovuta. Ma non preoccupatevi, sarò sempre al vostro fianco. Lascia perdere. Pensiamo noi adesso. Che si fa? Torniamolo dentro? Non so, abbiamo alternative? No. Ma questa statua dovrebbe rappresentare Siria. Kamael! Zitto, non sprecare fiato. Bastardo! Ora, morirai anche tu. Lo sai
sai, io ho la legge dalla mia parte. Tu devi rispettare i patti di San Bartolomeo. La legge? Come avete voluto a voi e nemmeno a noi. Ma vi faceva comodo un guardiano che vi tenesse a bada gli scagli di Lucifero. Come rispondi adesso, Kamael? Tu hai infranto la legge 200 anni fa, liberando uno di loro e scatenando l'ira dell'Altissimo. Non l'ho liberato e comunque vi ho reso un servizio! Sirie, non costringermi! Basta o ne vuoi altro? Questo ti costerà caro, Sirie! Come? Non usare cacciarmi dell'infanto! Sirie, nonostante in passato abbia cercato di aiutarti, non hai voluto ascoltarmi. Io rifiuto la tua sentenza! Per la croce di San Bartolomeo e per l'impero celeste, tu, Sirie, sarai condannato al limbo in eterno. Come? Senza ritorno. Pagherai questo affronto, come? Scendi dalla tenebra eterna e non farne più ritorno. No, no, no. Che la via ti sia sbarrita e tu rimanga a vagare in eterno. Come? Come? La pagherai? Mi senti? Come? Cavalo stier fostrati, e un blestier fostretti, e un